Siamo con mister Ferrazzoli. Come giudica questo pareggio di oggi? Diciamo un primo tempo giocato abbastanza male dall'Avezzano, poi nel secondo siete entrati con un altro piglio. Sì, hai detto giusto, abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non siamo riusciti a fare niente di quello che volevamo fare, abbiamo sbagliato tanti passaggi no, ci siamo mossi poco senza palla e quindi è scaturito un primo tempo un po' bruttino. Nel secondo tempo un po' meglio, però non siamo riusciti a sfondare, anche perché loro, giocando con una punta sola e con 9 giocatori dietro la palla, un pochino di difficoltà nella manovra ce l'hanno messa, però ripeto, diciamo che è dipeso soprattutto dal nostro troppi passaggi sbagliati, poco movimento, e abbiamo permesso al Termoli di difendersi tranquillamente, senza mandarli mai sotto pressione. Questo, se devi fare gol in casa contro una squadra così, diventa dura. Quanto hanno inciso i cambi nella ripresa, considerando comunque che l'Avezzano ha una buona rosa? Ma hanno fatto meglio, però può darsi anche che quelli del primo tempo abbiano un pochino stancato il Termoli, perché nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente qualcosina di più, però abbiamo dovuto cambiare. Giacalone, lasciarlo con la difesa a 3, non giocava da tanto tempo, era un rischio. Il ragazzo è 2005, non avevamo altro 2005, perché doveva giocare Brusca, che nella notte è stato male e avremmo dovuto giocare in un altro modo, però queste sono cose che fanno parte della dinamica. Alla fine il ragazzo ha avuto delle difficoltà perché, ripeto, è tanto tempo che non giocava, e quindi è stato, come dire, un pochino in difficoltà, e i compagni hanno cercato di dargli una mano. Io alla fine è il pareggio, lo 0-0 è un risultato che bisogna anche accettare, perché qualche volta si perdono anche queste partite, quindi andiamo avanti, e sapendo che bisogna fare meglio, soprattutto per mantenere il posto tra le prime per poter fare il finale del campionato importante. Ecco, domenica si andrà a Campobasso, come ci arriverà d'Avezzano, con un solo risultato, immagino. Un solo risultato: non è che andiamo a fare un'amichevole con una squadra di prima categoria, andiamo a giocare col Campobasso, che ultimamente vince con tutti, quindi le difficoltà ci saranno. Non andiamo lì che dobbiamo vincere per forza, cercheremo di fare la partita per vincere, ma non è che, ripeto, andiamo a fare un'amichevole contro una squadra di promozione. Vi ha già ve le spiegate, vince contro tutti, ha più continuità, sta dimostrando di meritare il posto che occupa. Neanche la San Benedettese e le altre riescono a mantenere il passo. Quindi vedremo di andare a prendere un risultato positivo, e se riusciremo a fare la prestazione più di Chieti che quella di oggi.